Boss, seconda puntata di Ora Scuola, l'oggetto sociale della scuola. E anche ora, Simone, firmo la liberatoria ipotetica. Mio figlio può andare in onda nella nostra rubrica. Simone, hai un po' di raffreddore? E quest'anno ti tocca stare a casa da scuola. Sì, è un problema perché se hai soltanto un po' di raffreddore e un po' di tosse, a scuola non ci puoi andare nelle norme di sicurezza. O per meglio dire, devi cercare Di evitare i contatti con le persone, anche perché non so se, cioè non si sa se è un normale raffreddore o roba del genere, ma io da quello che sento un normale raffreddore perché non ho attacchi di febbre, per cui per me è un normale raffreddore. Ma senti, ma com'è la situazione in generale? Come la state vivendo voi, lì dentro scuola e anche fuori? Tu tutto il giorno devi stare con la mascherina, no? Sì, la stiamo vivendo in una maniera. Intervista del padre al figlio, OSS, oggetto sociale, Simone. La stiamo vivendo in una maniera difficile, è molto difficile tutto questo, però stiamo resistendo, soprattutto noi delle scuole secondarie. Stiamo resistendo Ti senti un partigiano della lotta contro il Rio Grande? sì, stiamo resistendo e niente. Ma perché il mondo degli adulti continua a parlare di voi, ma poi nessuno dà mai voce a voi. Tu come, cosa pensi? Che si stanno facendo le cose giuste per cercare di sconfiggere questo virus? Cioè. Io penso che stiamo facendo del nostro meglio. Dobbiamo ancora un po' lottare perché non siamo ancora proprio alla Però tu fine. vedi la luce là in fondo, all'orizzonte, no? Sì, la vedo, la vedo. L'unico problema è che c'è ancora gente che non capisce ancora che non capisce l'importanza di questo virus e le cose che può causare questo Ma virus. adesso stai facendo un po'. Fai quello che parla come quelli della televisione, ma No. dentro di te, nella tua. C'è ancora un po' un bambino, un po' un ragazzino. Sta arrivata sta roba qua. È tosta, nella vita. Cioè, ti sta dando. Stai crescendo molto velocemente, purtroppo, per fortuna, non lo so. Sì, però comunque io, cioè dentro di me sono ancora un po' un bambino. Potrà essere anche alto. Però la racconterai questa cosa qua. Ai tuoi figli, ai tuoi nipoti. Dai, Ce ce la facciamo, Simone. la faremo. Forza. OSS, ora scuola. E in questo caso, ora Simone. Diamo voce anche a loro, porca miseria.